Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Quest'oggi video brevissimo, semplicemente di carattere aggiornamento per quanto riguarda il sito internet che ho indicato ancora qualche video fa, ovvero il sito lockers.com. Quest'oggi è stato introdotto, meno oggi pensi, quest'oggi è stato introdotto come già comunicavano. Come vedete qui il primo video in questione, è stato aggiunto qua sopra la voce play, appunto, come ricordate c'è il coming soon anche qui. Cosa ci permette di fare questa nuova sezione? Questa nuova sezione ci permette di guadagnare ulteriori punti andando a guardare dei filmati che vengono caricati. Come vedete, questo è l'elenco attuale dei filmati a disposizione. Basterà semplicemente cliccare sopra al video che vi interessa, attendere il caricamento. Adesso aspettiamo che si carichi il filmato. Un attimo, ve lo prometto silenzioso, almeno riuscire a parlare. E comunque, per poter appunto acquisire i punti, occorre vedere il filmato tutto nella sua versione completa. Non si può. Un attimo che abbassiamo. Ecco qua. Non so se mi sentite, spero di sì. In questo caso metto in pausa. Ecco qua, insomma, questo è come si presenta la nuova schermata, dove appunto in questo caso è un video musicale. Qui sotto viene indicato quanto manca al guadagno dei punti. Qui nel menu back c'era la regolazione dei volumi, dopo c'è questo pulsante che permette di, diciamo, oscurare il resto del sito, comunque di abbassare ad oscurare il sito e concentrarsi sul video. E dopo naturalmente il pulsante per poterla condividere. Una volta fatto questo dovrete inserire un codice che viene utilizzato riconoscitivo per appunto ottenere i due punti per video. Chi invece dopo entra a far parte della Z-List ne guadagna 4 per ogni visione del filmato. E questo si può fare anche qui, bisogna guardarlo una volta al giorno e senza poter tirare avanti e controllare il tempo. Qua dovete semplicemente guardarlo tutto dall'inizio alla fine. Nient'altro, questo era quello che volevo semplicemente indicarvi della novità, dove appunto oltre, diciamo, ai 4 punti giornalieri o ai 8 per chi ha già fatto 20 inviti, se ne possono acquisire altri andando nella sezione play e appunto guardando i filmati che verranno caricati prossimamente dagli amministratori di Lockers. Bene ragazzi, novità altre non ce ne sono, ci sentiamo al prossimo videoblog. Ciao!